Noi pensiamo ai due paesi principali più avanzati d'Europa, no? All'inizio del Novecento, la Germania e l'Inghilterra, no? Tanto più erano avanzati e tanto più erano dipendenti dall'estero per la loro alimentazione, perché evidentemente le risorse le mettevano sui settori più avanzati, no? Dell'economia, quindi nel loro caso appunto settore industriale, elettromeccanico, chimico e via dicendo, industria tedesca e parte industriale, parte finanziaria in Inghilterra. Quando comincia la prima guerra mondiale si interrompono quei circuiti, no, di scambio e quel mercato mondiale dei beni di consumo del cibo, soprattutto cereali, lo zucchero, la carne cominciava insomma ad esserci un mercato mondiale, ma direi soprattutto cereali e grassi, animali e via dicendo. Ecco, quel mercato che si era relativamente aperto a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento, soprattutto poi il primo decennio, il primo quindicennio del Novecento, viene frammentato dalla guerra, perché dove ci sono linee di conflitto evidentemente non passano più le merci. Allora, gli stati cosa fanno? Anche questi due grandi stati, no, sono costretti in qualche modo a ricostruire un'agricoltura interna che consenta di sfamare la popolazione. Le esperienze delle guerre, il discredito che negli anni 30 colpisce proprio l'idea stessa di mercato come sistema di regolazione nella distribuzione delle risorse, fa sì che ancora negli anni 40, dopo la fine della guerra, la seconda metà degli anni 40, le classi dirigenti europee si sono formate dentro questa temperie, cioè hanno l'idea che lo Stato debba, perché il mercato lasciato a se stesso genera disuguaglianze, genera crisi e via dicendo, quindi vada fortemente governato. Da questo punto di vista il piano Marshall e il suo successo sposta sicuramente un po' la prospettiva. Piano Marshall appunto guarda l'Europa come un tutto, l'Europa occidentale e la proietta dentro un mercato atlantico, no? Nel quale gli Stati Uniti si assumono quella funzione che dopo la Prima Guerra Mondiale non si erano assunti, nel senso che caduto Wilson cade anche il suo progetto, no? Di rapporti atlantici e invece diciamo, gli Stati Uniti ritirano, diciamo così, su una politica più isolazionistica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, il piano Marshall invece è l'idea che gli Stati Uniti si assumono quella funzione egemonica mondiale, che a questo punto gli esiti, appunto, del Secondo Conflitto Mondiale e la formazione di un forte blocco comunista in qualche modo richiede e impone. Una società come quella italiana, con delle aree di cronica povertà plurisecolari, che aveva attraversato due guerre mondiali, che negli anni 40 ancora aveva livelli di consumo molto bassi, a un certo punto si mobilita, si trasforma e comincia ad avere una prosperità a partire dal consumo di cibo, perché quella è la grande rivoluzione del boom economico. Prima ancora dei durevoli, si insiste su quelli perché, probabilmente perché i media del tempo fotografano quelli. Se uno va a vedere i media del tempo si fa l'idea che è l'automobile, il frigorifero, la televisione, queste cose qua. Le altre cose accadono dentro gli spazi domestici, sono certamente visibili, ma forse un po' meno, però sicuramente sono la grande rivoluzione, cioè il fatto che gli italiani non corrono più il rischio della carestia. L'idea di uno spostamento di un modello di consumi da una parte all'altra non regge, insomma, basta confrontare due cucine, no? Italiana e americana, anche di famiglie di reddito simile. È chiaro che negli Stati Uniti i redditi sono molto più alti, però anche di reddito simile, vediamo come ci sia un mondo diverso, un uso degli spazi diverso, insomma, anche diciamo un retaggio diverso rispetto alla cultura dell'usa e getta, no? Abitudini di consumo e di che
che in Italia arriva molto più tardi, perché quelle generazioni anche beneficiate dal boom sono quelle che la miseria l'hanno conosciuta, no? E quindi prima di buttare via qualcosa o di non ripararlo, o di non, ci mettono del tempo, no? Ci vogliono generazioni cresciute già nell'abbondanza e quindi hanno un rapporto con i beni molto diverso, no? Vari storici hanno lavorato su, diciamo, l'impressione destata da queste truppe di occupazione che arrivavano appunto con questo cioccolato, col chewing gum, diciamo con una dotazione alimentare che per le fasce popolari italiane, per i bambini che lo ricordano, mi ricordo Nicola Gallerano anche scrive da qualche parte lui, bambino appunto che ricordava l'impressione destata appunto da questi soldati che avevano appunto nel loro zaino di tutto. L'abbandono della montagna soprattutto qua, no? E quindi anche di abitudini alimentari che si erano consolidate anche lì nel corso di secoli, ad esempio l'uso dei prodotti del bosco, no? Cosa abbastanza usuale nell'alimentazione popolare in tutta la fascia montagna, si perde completamente, diventa occasione della festa della castagna, non del fatto che si sa utilizzare, conservare, poi consumare un opportuno e comporre all'interno, diciamo così, di un calendario annuale, no? Dei consumi alimentari determinati prodotti. Perché quello, ad esempio, è un aspetto molto interessante, cioè il fatto che nel momento in cui il cibo è, insomma, o prodotto industriale o lavorato industrialmente, è distribuito comunque, è chiaro che viene meno. Comincia a venir meno questa cadenza stagionale, no? E che invece era assolutamente ben definita, diciamo, nell'esperienza precedente. E dà di per sé l'idea del fatto che non sono risorse limitate, insomma, perché basta avere i soldi per comprarle, ma al supermercato si trovano, no? In qualche modo. E quindi questo della trasformazione, insomma, demografica dentro la quale, degli assetti territoriali dentro quale va calato questo processo è sicuramente importante. Il boom però andrebbe visto come momento di passaggio, insomma, tra un'eredità che c'è in alcune generazioni che prosegue, insomma, e anche la preparazione casalinga di determinati prodotti, insomma, la pasta fresca piuttosto che il ragù fatto a modo e via dicendo, e dall'altro l'ingresso invece di nuovi prodotti che non hanno più a che fare col contesto, no? Però bisogna sempre stare attenti a non essere schematici, ecco, in questo, nel senso che, e forse da questo punto di vista la prospettiva storica aiuta molto, perché aiuta a capire come appunto queste cose sono concatenate, sono compresenti. Non è perché arriva a carosello, scompare l'alimentazione mezzadrile o fino al giorno prima c'era quella, non c'era questa. La ricostruzione storica ci serve proprio a individuare questi percorsi, a definire questi processi, a capire che impatto hanno sulle diverse generazioni, a capire che impatto hanno nella definizione dei ruoli di genere, ad esempio, che poi regolano sia la preparazione appunto del cibo, sia poi le modalità del consumo. Quindi diciamo che da questo punto di vista direi che forse non ci sono più di tanto utili le due prospettive estreme, cioè una prospettiva che si è fatta anche strada negli ultimi anni, che ha teso a relativizzare il significato del boom, dicendo in realtà i prodotti della società di consumo immatura sono quelli degli anni Ottanta, perché sono quelli individualizzanti, sono quelli appunto che consentono una maggiore definizione della propria identità attraverso il consumo, gli altri sono più standardizzati. Né d'altro canto l'altra lettura invece che individua una cesura, no? In realtà è un passaggio dove sono compresenti
vari elementi, dove ci sono soggetti sociali che probabilmente interpretano e promuovono l'una o l'altra, appunto, declinazione, appunto, della società di consumi, se vogliamo usare due termini schematici, quella più tradizionale e quella più innovativa, ma spesso si trovano e si scontrano all'interno delle stesse famiglie, nel senso che poi c'è uno scontro generazionale che, di nuovo, è evidente per quel che riguarda il consumo della musica, il vestiario, tutte queste cose sono state studiate. Sul cibo a me risulta meno, però non mi stupirebbe che fosse anche quello un crinale di indagine. C'erano conflitti su cosa mangiare in una famiglia bolognese nel 1960, prendo un anno. Forse sì, e forse sarebbe interessante capire che tipo poi di significati, di abitudini passavano attraverso questo tipo di conflitto.